Il sentiero del soldato. Io ho l'impressione che in ogni mondo diverso troviamo delle pistole diverse, ma alla fine dell'ultimo livello le troveremo tutte. Ho questo presentimento. Allora, facciamo attenzione perché i cosi esplodono. Sto controllando nel computer per vedere dove... sei arrivato nei canyon del mondo della giungla. Burroni senza fine, caverne buie. Ci sarà di ridere. Immagino. Cos'è però? Siamo nel mondo di Tarzan, quello di Kingdom Hearts. Voi siete immortali, ovviamente. Intanto qua c'è un comizio elettorale per votare il nuovo nano capo. C'è per caso un alveare da qualche parte che non vedo? Credo di sì. Ok, immaginavo. Qua abbiamo un'elica. Devo riuscire a evitarle. Perfetto. Allora, visto che continuano a respawnare, immagino che sia da queste parti. Però non ne ho visto un'altra. Usa le mura, 626. Chi l'avrebbe mai detto, Jumba? Grazie. Grazie del consiglio che ormai ho sgamatissimo da solo. C'è qualcosa qui? No. Perfetto. Elica presa. Abbiamo evitato tra l'altro la pozza di acido. Qua c'è qualcosa? No, solamente su una l'avete messa. Wow, vi siete letteralmente sprecati, madonna mia, sto per crepare. Avrei bisogno di uno di quei 1000 cosciotti che avevo trovato poco fa. Me ne date uno almeno? Almeno uno, dai. Abbiamo di nuovo il rampino, come non detto. Vabbè, sai che potrei quasi quasi buttarmi di sotto solo per ricaricare l'energia? Puoi allungare il tentacolo in aria e aspettare che afferri. Grazie, io mi butto. Ecco fatto. Così si ricarica l'energia. Hai trovato la pistola a tentacoli, usala per farti strada nel mondo. Grazie, Jumba. Tu sì che sei un padre affettuoso. Allora, io vedo solamente... Esatto. Hai abbastanza DNA per continuare se vuoi. Devo fare un po' più... di attenzione. Se no, cadiamo di sotto. Dov'è? Eccola lì. Grazie. Chi se ne frega, ormai abbiamo detto basta a quei maledettissimi calamari. Devo riuscire. No. Oh, però l'ho preso? Non ho visto. Stavo dicendo, devo riuscire a stare qua sotto per prendere quell'elica di DNA. Presa. Ok, come ci arrivo? Ok, non era mia intenzione seguire lui comunque. Allora, devo andare dritto e poi in basso. Perfetto. Oh, no! Non era così che doveva andare. Presa! Non so come ho fatto senza cadere, ma ce l'abbiamo fatta. Guarda, lo sapevo. Quanto era ovvio che ti saresti trasformato. Allora, dove sei? Fermo lì! Aia! Che manata! Dov'è? Non lo vedo. Fermo lì! Morto? Ora sì! L'altro? È andato? Come salgo qua sopra? Devo... Fammi indovinare, allora, aspetta. Allora, immagino che devo farmi la scalata al contrario se voglio salire là sopra, vero? Ok. Dai che ci siamo. Devo solo... Ecco qua. Mi ero rincastrato in un punto un po' brutto. Allora, aspetta. Ecco fatto, allora. Dobbiamo, in teoria... Esatto, prendere lo slancio... Da qua... Dai che l'ho preso! No! Non è vero, l'ho preso. L'ho preso, palesemente. Eh no, è ritornato là sopra, che stronzo. Perfetto, ecco fatto. Non so se ho tagliato qualcosa o meno, però guarda, attenzione. Onestamente non mi importa neanche, vediamo dove finiamo. Ma dite che con l'immortalità io posso salire, cioè posso andare nell'acido?
Vabbè, credo che comunque io abbia tagliato fin troppo qui, eh. Aia. Ho tagliato infatti fin troppo perché c'erano altre eliche da prendere, totem da distruggere, cose da fare, gente da conoscere, gente da vedere. Ecco qua. Che poi quell'immortalità lì credo che servisse letteralmente a poco. Forse solamente con i due tizi grossi che abbiamo già ucciso. Cioè, se tu finivi lì, prendevi l'immortalità e poi li combattevi. Davvero? E poi li combattevi. Allora, che cos'hai da dirmi? Questa zona presenta delle difficoltà, se i due sei, ma ricorda che poi... Ah, sì, grazie, grazie telecamera. Questa zona presenta delle difficoltà, sì, ma non sono quelle che tu pensi, Jumba. Io provo a prendere tutte le eliche possibili, poi vediamo che succede. Vediamo dove finiamo. Io ci provo, attenzione. Ma vedi che sto gioco è stronzo. A volte le eliche ti vengono addosso da sole, a volte ci devi proprio andare dentro, preciso chirurgo proprio. Questo gioco è proprio sbagliato sotto queste cose. Qua, aspetta un attimo. Ok, pensavo ci fossero delle casse ogni cartello, invece ci sono delle casse solamente su quelle. Quanto ci fai? Che ci potrebbe essere qualcosa qui. E se non c'è nulla, che scam. Guarda, una sola. Madonna mia, neanche quella da 5. No. Mettiamo quella sola, triste, tra l'altro. Madonna mia. Pensavo di aver visto qualcos'altro. Attenzione. No! Dai, era palesemente sul ramo. Guarda lì poi quell'elica messa dentro quel cerchio. Con che precisione, madonna mia, ci devi entrare. Eccolo qua, l'avremmo preso? Certo, perché in questi livelli... Madonna mia, guarda... Cosa mi arrabbio a fare io? Aspetta un attimo... L'ho preso? Penso di sì. Penso sia andato in automatico a questo giro, quindi... Voglio crederci, voglio credere che... Quel checkpoint io l'abbia preso... Senza se... E senza ma... Allora, scusa un attimo... È palese che il gioco voglia che io tagli là dentro... Ma io ci arrivo? Ok. Forse se faccio... ok. Forse non era il lato giusto. Forse non è il lato giusto. Forse da più in alto ci arriviamo lì. Ma guarda che in realtà non è detto. Forse... No, meglio non rischiare. Non lo so. Sto gioco è strano sotto certe cose, quindi... Preferisco evitare rischi inutili a questo punto. Arrivato a un certo punto smetti di farti domande, prosegui, dici vabbè come va. E onestamente molto spesso va male, è questa la realtà. C'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa. No! Ok, visto che sappiamo che c'è il checkpoint, prima prendiamo il checkpoint, poi... Proviamo a prendere quell'ultima elica messa lì, ok. Checkpoint preso, cerchiamo di fare il giro. Oh, attenzione, pazzo! Ok, arrivato ci sono arrivato, devo solo prendere il salto giusto. Da qua, perfetto, preso. Mamma mia, certe cose sono facili, poi arriva in sti punti e dici madonna. Preso? Perfetto, allora calmi un attimo, calmo. Preso? Sì che l'abbiamo preso, guarda non importa, l'importante è averla presa. Tanto siamo un attimo lì, basta fare di nuovo il salto e siamo di nuovo al checkpoint, ecco fatto. Ok, per un attimo pensavo di non arrivarci. Ecco qua, attenzione. Allora, dici che ce la faccio se faccio il giro. Neanche col giro, eh. Onestamente le parti col rampino non ne sentivo quasi la mancanza, sai. Onestamente stavo bene così. No, neanche con il salto giusto riesco a prenderlo. Vabbè, ascolta. Arrivato a questo punto
come va va il gioco. Io penso che ci arriviamo a finirlo tranquillamente, anche senza aver preso il 100% del 100 del 100 delle eliche. Perché questa si aggrappa da sola e l'altra no? Cos'è questa ingiustizia? Comunque, ripeto, penso che il gioco lo finiamo tranquillamente, anche senza arrivare al 100%. Però dentro di me so che avrò fallito un gioco del genere, quindi accetto la sconfitta, vada come vada. Più che altro mi chiedo, scusami, c'erano due checkpoint, uno era sopra e l'altro era sotto. Secondo voi cambiava qualcosa? Ehi, da dove siete usciti voi? Che tra l'altro hanno lo stesso suono dei silverfish di Minecraft. Ecco qua, perfetto. Massimo output d'attacco ora. Ma io volevo prendere l'altra. Non si sa mai che magari c'era qualcosa di nascosto, no? Non ti insegnano nulla alla scuola dei videogiochi? Sai che non ci arrivo? Palesemente? No, non ci arriviamo. Oh, sì, ringrazia la tua buona stella che Giumba è un bravo dottore. Vabbè, proseguiamo così com'è. Vediamo. Scusa, aspetta. C'è modo di Ah, ecco perché sentivo delle voci. Perché c'erano delle voci. Gira la telecamera, gira sta telecamera, gira sta telecamera. Maledizione sto gioco. No, non ci arriviamo. Non ci arriviamo. A meno che... No, peccato, peccato. Vabbè, vuol dire che in un'altra run forse là sopra ci arriviamo, dai. Che poi in realtà magari era questa la zona giusta, andare sotto, perché sopra tu eri già in alto e sotto c'era anche un filmato. Quindi, boh, guarda, onestamente sono tutte ipotesi. Ipotesi che non hanno nessun fondamento vero. Grazie. Non hanno nessun fondamento di realtà e neanche di sicurezza, visto che non vedo nulla. Ecco, qua io avanzo, poi... Onestamente, quel che sarà, sarà. Ecco qua. Addio ai tiki, addio alle casse che non contengono quasi mai nulla. Ah, adesso, scusa. Ah, già, è vero, erano quattro. Ecco perché mi sembrava più lenta. È vero, mi sono confuso io. Ma dici che... Sì, dici che ci arrivo. Oh, attenzione. Morite tutti, non vi vedo, ma so che vi sto uccidendo. Perfetto. Bisogno di un po' di salute. Dov'è? Esatto, stavo guardando dov'era il computerino perché non lo vedevo più. Eccoci qua. Parlami, Giumba. Un'astronave militare? Fagliela pagare a quei soldati che hanno invaso il mio laboratorio. Fagliela pagare! Va bene, Giumbo. Ci penso io. Ma dite che il livello si ferma appena entriamo lì oppure prosegue? Secondo me potrebbe fermarsi, sai? Come faccio a salire qua sopra? Come faccio a salire sopra che c'era qualcuno? Io intanto continuo a spammare colpi, che tanto sono gratuiti, nessuno mi ferma. E a quanto pare a nessuno frega assolutamente nulla che io li usi. Ecco qua, grazie. Perfetto, anche l'immortalità, che vabbè, onestamente penso che ci freghi relativamente poco, visto che comunque per evitare i nemici basta veramente poco in questo gioco. Intanto io sti calamari qua li sto evitando bellamente, proprio frega niente in assoluto. Eccola qua un'elica nascosta, però di quel filmato messo qua sotto qualcosa mi frega e come. Ecco qua. Una bella cifra tonda. D'accordo, direi che abbiamo fatto tutto in questa parte, giusto? Che te ridi? Ah, c'è ancora gente qui, eh? No, ti prego, non dirmi che ancora... Io ti giuro, ero contento così, pensavo fosse finita. Pensavo fossimo arrivati alla fine, dai. Non mi puoi fare questo. Come faccio a salire qua sopra? Allora, aspetta. Allora, ti levi? Ecco qua. Ok, mi sto per suicidare da solo qua io. Allora, calmi un attimo, calmi Harris. Come facciamo a salire? Me lo dici tu? Qualunque cosa tu faccia, non guardare su, eh? Ah! Questo intendeva. Letteralmente, cioè... Guarda, boh.
Che poi ti dico, non guardare su, non è che ti dice non usare il rampino nella parte alta. Devo fare attenzione perché sennò... È molto confusionario sto gioco. Nel modo più sbagliato, tra l'altro. Allora, ci arrivo lì. Oh, ah, ma mi posso... ma allora... Vabbè, che tanto in realtà. Penso manchi veramente il minimo sindacale qua per finire. A meno che non ci sia la missione tipo fare esplodere tutto. Penso che siamo arrivati alla fine. Eccolo qua, appunto. Oh, ma se uno si metteva a sparare a tutto qua, col cavolo che la trovava all'uscita. Meno male. Uff. A sto giro non mi sorprende.